Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte, carico di buoni propositi, c'è Giuseppe Franco, che saluto. Eccomi, dove accidempoli va bene come termine o è troppo complesso? Perché l'altra volta abbiamo parlato di accidempoli, che accidempoli è Bugs Bunny nel gioco della PlayStation, che ancora ce l'ho in testa, che sentivo in uno frequentavo, quindi c'era una zona che questi ragazzi giocavano sempre, dove accidempoli mi trovo, faceva più o meno così. Ma accidempoli perché proprio una parola, insomma, che mi fa sorridere, però non è quella da utilizzare. Stavi dicendo? Visto che mi ha fatto ricordare Bugs Bunny e mi piaceva tanto. A me piaceva quando stava lì con la carota in bocca che la sgranocchiava e con quell'aria così un po' di sufficienza faceva, c'è qualche problema amico? Esatto. Però c'è qualche problema amico era molto semplice come frase. Parliamo di semplicità, insomma, abbiamo chiuso la semplicità e ora? Sì, abbiamo chiuso la settimana scorsa parlando di semplicità e ora arriviamo a un concetto molto molto importante e spesso sottovalutato, che veramente da solo vale secondo me qualche milione di euro. E non è una frase buttata lì tanto per dire, perché la maggior parte delle volte che esamino gli annunci di tantissime aziende e che qualche volta magari rimprovero anche i ragazzi qui all'interno dell'agenzia, è quello di non mettere subito in chiaro i benefici. E molto spesso si confonde, ed è anche facile forse confondere per chi è alle prime armi, si confondono i benefici con le caratteristiche di un prodotto. E queste sono cose completamente diverse e hanno a che fare con cose diverse, completamente diverse. Cioè il beneficio ha a che fare con quello che guadagna il tuo potenziale cliente e quindi è il suo punto di vista personale in qualche modo, mentre invece la caratteristica è una cosa intrinseca al prodotto. Ora faremo qualche esempio dettagliato su questa roba qui. Quindi il beneficio in qualche modo, come dire, hanno a che fare con il vantaggio che il tuo potenziale cliente ha in termini di valore per se stesso, cioè cosa ci guadagnerà, cosa è il vantaggio per se stesso, mentre la caratteristica, come ho detto, è qualcosa che semplicemente caratterizza un componente o distingue, insomma, il tuo servizio in maniera particolareggiata, una funzione, qualcosa intrinseca al tuo prodotto. Sono cose completamente diverse, ma sono facili da confondere, vero Giuseppe? Assolutamente facili da confondere, ed è quello che poi tu magari spieghi benefici e differenza di quello che ottiene una persona, e invece si rischia poi di passare a un qualcosa che sa proprio di descrizione e si dimentica però, come al solito, che poi la base è sempre quella. Stiamo parlando delle persone, quelle persone cosa ottengono loro? Se noi andiamo a elencare certe cose che non ha senso di elencare, stiamo soltanto facendo anche lì, stiamo guardando le cose con il nostro occhio ma non con l'occhio di chi sta leggendo. Guarda, ultimamente io ho pubblicato una cosa che riguarda la Rolls Royce. Perché ti parlo della Rolls Royce? Perché, non so se trovo, mentre parlo con te sto cercando di trovare anche il post che avevo pubblicato su LinkedIn, perché ho visto un documentario sulla Rolls Royce e ho capito finalmente perché la Rolls Royce costa un'infinità di soldi, no, ti costa tantissimo, perché effettivamente il lavoro che c'è dietro con la macchina, proprio da addirittura quello che mi aveva sorpreso tantissimo è che quando mettono per alcuni modelli, no, mettono la radica di noce sul cruscotto, fanno in modo che ogni venatura della radica di noce, quindi del pezzo di legno successivo che stanno mettendo, debba combaciare perfettamente con la linea di quello che sta sopra, di quello che sta sotto. Cioè è una cosa maniacale e allucinante, cioè nel senso che scartano tantissimo legno, tantissime cose, finché non trovano quello che poi effettivamente combacia alla perfezione per fare un disegno perfetto. Quindi voglio dire, è quasi un'opera d'arte, no? C'è un lavoro artigianale dietro a questa macchina, al di là della tecnologia e così via, che è veramente molto molto spinto, ed è questo il motivo per il quale poi effettivamente questa macchina costa tantissimo, insomma, gli strati di vernice, tantissima altro. Insomma, sono rimasto affascinato, non la comprerò una Rolls Royce, ma comunque sono rimasto affascinato da questa cosa. Perché ti dico questo? Perché qualche giorno fa ho pubblicato una vecchia pubblicità della Rolls Royce che ha cambiato il copy,
Cioè, prima era partita con, stiamo parlando praticamente di una macchina degli anni 50 più o meno, la prima versione diceva: potente, silenziosa, lussuosa, la Rolls Royce è davvero un'auto notevole. La seconda versione invece è questa: a 60 miglia orarie l'unico rumore che sentirai in questa nuova Rolls Royce viene dall'orologio elettrico. Sono due modalità di comunicazione completamente diverse. Cioè, la prima è autoreferenziale in qualche modo, no? Ti dà tre caratteristiche della macchina: potente, silenziosa e lussuosa. Sono tre caratteristiche, poi faremo un esempio ancora più nel dettaglio. E poi c'è qualcosa di autoreferenziale, dice la Rolls Royce è davvero un'auto notevole, cioè me lo sto dicendo da solo. Nel secondo caso invece c'è la capacità del copy, cioè quindi del testo, di fare immaginare qualcosa nella testa del tuo potenziale cliente e di farlo arrivare a una conclusione. È chiaro che all'epoca 60 miglia orarie, che sono circa 100 km orari, era una grande velocità, e quindi ti sta dicendo: guarda che a 100 km orari, che è una grande velocità, oggi diremmo non so, a 200 km orari, l'unico rumore che senti in quest'auto, perché ricordiamoci che all'epoca i rumori nelle auto erano molto frequenti, l'unico rumore che sentirai in questa nuova Rolls Royce è il ticchettio dell'orologio elettrico, per dire, talmente silenziosa che non sentirai niente. E quindi a questo punto un'auto che arriva a quella velocità e nonostante quella velocità tutto rimane silenzioso, nella testa del potenziale cliente viene fuori, come dire, la conclusione che deve essere un'auto veramente notevole, cioè deve essere un'auto ben fatta. E quindi costruisce lui nella sua testa la conclusione e dà il, come dire, crea il vantaggio per se stesso e dice: cavolo, deve essere un'auto comoda, deve essere un'auto di altissimo livello, e quindi in qualche modo la voglio, chiaramente se hai la possibilità di comprare quel tipo di auto. Giuseppe. Ma guarda, ti stavo ascoltando sul discorso, è vero, vale questo cambiamento di benefici, caratteristiche, poi faremo un altro esempio, però hai anche detto, ed è giusto probabilmente sottolinearlo, quando dicevi che c'è proprio un cambio di comunicazione, perché secondo me nel momento in cui loro hanno pensato di cambiare questo copy, hanno pensato anche l'occhio con cui stanno parlando, a chi si stanno rivolgendo, a che problema stanno andando a risolvere, cosa che prima forse non l'hanno fatto, sono stati un po' più sul generico. Sì, per carità, affidabilità, tutte quelle cose che comunque tornano utili. Bisogna ricordare che nei primi anni 70 molte macchine hanno puntato solo su una parola per distinguersi dagli altri. Penso a velocità, penso a Ferrari, per dire, no? Affidabilità, certo. Penso a Volvo, quindi questo sì. Però nella seconda modifica c'è probabilmente questo cambio di cui abbiamo parlato, ma c'è anche un occhio diverso nel pensare a chi devo puntare, a chi devo andare a stimolare, fermo restando che poi invece il discorso del ticchettio è molto bello, perché ti dà anche una immagine visiva di quello che sta accadendo, perché anche lì le parole devono aiutarti anche ad immaginare, e tu quando immagini questo, l'unico ticchettio che senti è quello, ti fa comunque, ti riporta ad una caratteristica di quella che è l'auto, e anche un beneficio, perché poi alla fine magari ho una macchina silenziosa e quindi io che sto cercando una macchina silenziosa è un po' come quello che va in hotel e gli dico che comunque abbiamo tutto un sistema di silenzi assurdi, quindi per il mio caso è tranquillità, insomma. C'è tutto un insieme, è chiaro, bisogna sempre ricordarlo, non è che tutte le cose che abbiamo detto nei podcast precedenti dovete annullarli e fissarvi solo su questo, è che chiaramente sono tutti pezzi messi insieme. Ma certo, è così, perché dicendo a 60 miglia orarie e quindi parlando di un'alta velocità per l'epoca, ti sta dicendo questa è un'auto che comunque va veloce, quindi tecnologicamente c'è un motore potente. Poi è una Rolls Royce, va bene, so che una Rolls Royce è una macchina lussuosa. E poi il silenzioso te lo sta facendo derivare dal fatto di dire: guarda, a questa velocità, dove normalmente le auto non solo non ci arrivano, ma poi sono rumorosissime, il motore lo senti tantissimo all'interno dell'abitacolo, a questa velocità tu sentirai soltanto il ticchettio dell'orologio, e quindi anche silenziosa. Quindi in realtà ha detto la stessa cosa di sopra, potente, silenziosa e lussuosa, ma te lo ha fatto derivare dalle parole. Questo deve essere il copy deve fare in modo che chi legge costruisca la verità, la sua verità all'interno della sua mente. Ora torniamo un'altra volta sul concetto di caratteristiche e benefici, restiamo sul mondo della Rolls Royce, visto che ci piace sognare magari all'interno di una Rolls Royce, e vediamo un attimo una caratteristica potrebbe essere questa:
sedili in pelle di altissima qualità e lavorati a mano. Quando io dico che i sedili della Rolls-Royce sono di altissima qualità perché sono in pelle e sono lavorati a mano, sto parlando di una caratteristica. Ma qual è il beneficio che ottiene la persona? È chiaro che il beneficio è, non so, un comfort lussuoso, condizioni climatiche di un certo tipo, il profumo della pelle all'interno dell'obitacolo, il senso di, proprio, ecco, di lusso e di comodità. Questo è il beneficio. Un'altra cosa, tanto per fare un esempio, se io ti dico che il motore, non so, è 453 cavalli di potenza, V12 da 6 litri, eccetera, eccetera, ti sto parlando di caratteristiche. Ma qual è il vantaggio di avere un motore di questo tipo, eccetera? La potenza, il raggiungere altissime velocità, la possibilità di avere comunque il controllo e la massima affidabilità di guida, perché comunque questo e quest'altro gli abbiamo messo altre caratteristiche vicino. Cioè, dobbiamo sempre andare a capire qual è il beneficio che ne deriva dalla caratteristica. Questa è la cosa. Quindi bisogna andare a rispondere alla domanda, che io dico sempre che è la domanda più importante in assoluto, chi segue i miei workshop, i miei corsi lo sa, è: io cosa ci guadagno? E questa è la cosa più importante. Io cosa ci guadagno? Infatti c'è una bellissima ricerca fatta dalla newspaper Associazione Nuova America che dice che i consumatori acquistano in base a ciò che il prodotto fa per loro e non in base agli elementi che compongono il prodotto, il che poi è vero, e ti lascio a te la parola, caro Giuseppe. Se io compro un iPhone, un telefono, non sto lì a vedere le caratteristiche tecnologiche che stanno dentro, qual è il processore, la memoria, quanti megahertz si sta muovendo e così via. No, io immagino il beneficio di avere quel telefono perché mi dà quella sensazione tra le mani, perché mi dà quella cosa nei confronti degli altri che vedono che c'ho l'iPhone e così, cioè c'ho tutto un beneficio mio mentale che ha poco a che fare con le caratteristiche tecnologiche e tecniche del prodotto, perché probabilmente potrei comprare un altro telefono più o meno della stessa gamma e risparmiare un bel po' di soldi. Ma guarda, questa cosa dell'esempio che faccio anche sugli iPhone, dico sempre: ma secondo voi tutta quella fila, alcune persone, la signora di turno, il signor di turno che non è magari addentrato nell'aspetto tecnico, compra quella macchina che costa 1000 euro, 800, insomma le cifre dell'iPhone di ultimo, insomma gli ultimi modelli più recenti sono quelli là, sanno che cos'è il Bionic? Cioè comprano perché c'è il Bionic dentro. Il Bionic. Cioè Bionic che cosa? Se Bionic va in farmacia ti danno, adesso mi veniva in mente non mi veniva il termine di quelle boccette lì arancioni, c'è scritto Bionic, che cosa? Nessuno sa di quelle cose lì, non servono, magari forse ci arrivano con i giga perché hanno capito che serve per più spazio e poi non li usano tutte, no? Un terabyte, io dico, ma dovete fare un film al cinema perché non sanno neanche cosa stanno facendo. Invece un'altra cosa, perché lì l'iPhone invece è un concetto di tutt'altro livello, al di là, vabbè, sono affidabili, per carità, spendi quella cifra, però non è neanche quello lì, è figo, ti danno questa cosa, senti magari che puoi scattare delle foto e ti viene una foto bella, non quanto che ci sia quel tipo di obiettivo. Poi uno adesso litigano l'apertura dell'otturatore di una maniera o nell'altra, ma pochi sanno che cosa stanno dicendo quelli che lo raccontano, e questa è la differenza sostanziale. È quello che da volte non capiscono magari la concorrenza che tu citavi, dove continuano ancora adesso, ad oggi che noi stiamo facendo questo podcast, a fare ancora la gara, a dire io ho 2000 giga e tu ne hai 1000. Non è quello, quella è una caratteristica, non è un beneficio. Ma guarda, c'è un esperimento che a volte faccio qui in agenzia, no? Ma lo faccio, qualche altro l'ho fatto anche su diversi corsi, preso spunto da Drew Eric Whiteman, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Cash Advertising, che consiglio. Comunque molto bello, tra l'altro, molto bello. Molto bello, veramente molto bello. Molte delle cose che stiamo dicendo, tra l'altro, sono anche tratte da questo libro, perché è un libro dal quale ho preso tantissime informazioni, perché è veramente ben fatto. E ho preso spunto per questa cosa che io chiamo il cliente rompicoglioni. Come funziona la cosa? Funziona con un battibecco tra un venditore e un cliente rompicoglioni, che fa sempre pone sempre la stessa domanda. Però questa cosa aiuta sia i copywriter a creare dei testi che siano più funzionanti e funzionali,
ma aiuta molto spesso anche i nostri clienti a darci le informazioni che veramente ci servono, cioè qual è il beneficio che poi ne viene fuori da quella che è la caratteristica del loro prodotto. Guarda, ti faccio giusto un paio di esempi per capire, ma soprattutto perché chi ci ascolta in questo momento può applicare, anzi io vi consiglio proprio di applicare questo metodo quando costruisce la propria comunicazione. Ad esempio, il venditore oppure l'imprenditore potrebbe dire, insomma, il mio prodotto è una stampante a getto d'inchiostro, una delle sue caratteristiche è la presenza di più serbatoi per inserire inchiostri di colore diverso. Ora, questa è una spiegazione tecnica che punta alle caratteristiche, quindi sappiamo che una stampante a getto d'inchiostro è che ha serbatoi multipli, ognuno per un determinato colore. Allora il potenziale cliente, quello rompiscatole, che cosa dice? Dice, ah, fantastico, bello, ma io che vantaggio ne ricavo da questa cosa? Allora a questo punto il venditore o l'imprenditore riflette un attimo e trova il beneficio. Dice, insomma, il beneficio consiste, ad esempio, nel fatto di risparmiare molti soldi perché non occorre sostituire tutte le cartucce insieme quando finisce un colore, ma vai a cambiare soltanto quel colore là. Allora a quel punto il cliente capisce, dice, ah, benissimo, meraviglioso, io fino ad oggi ogni volta che finiva il magento dovevo cambiare tutta la cartuccia e spendevo un sacco di soldi. Chiaramente sto inventando, giusto per capire il concetto di quello di cui stiamo parlando. Oppure, continuando sul concetto della stampante, il venditore potrebbe dire, un'altra caratteristica importante della nostra stampante è che ha un vassoio di 500 fogli. Questa è sempre una caratteristica, quindi il potenziale cliente rompiscatole ti dice, fantastico, io che vantaggio ci ricavo? E quindi questa è la domanda che devi sempre farti tu che stai ascoltando. Quando metti in chiaro la caratteristica del tuo prodotto, del tuo servizio, mettiti nei panni del potenziale cliente rompiscatole o rompicoglioni, per dire un termine più corretto, e dici, bene, fantastico, che vantaggio ne ricavo da questa caratteristica? E quindi, rispetto ai 500 fogli, potrebbe essere, non so, è molto utile, perché in questo modo non ti devi alzare continuamente per andare a cambiare la carta, come per la maggior parte delle stampanti, quindi magari fai anche una cosa contro la concorrenza. E a quel punto è chiaro che il potenziale cliente dice, fantastico, è una cosa proprio che io voglio, perché la mia attuale stampante magari gliene metto soltanto 250 e quindi non mi devo, con questa nuova stampante mi alzo la metà delle volte, e quindi diventa un vantaggio, un beneficio, e quindi guadagno tempo, e quindi grazie a questo tempo io posso fare altre cose. Ecco, questo è un esempio che io utilizzo tantissimo, una tecnica che io utilizzo tantissimo. Non so, Giuseppe, se tu cosa ne pensi di questo cliente rompicoglioni? Io li chiamo rompicoyote, però insomma la salsa è la stessa. Per rendere la cosa, sono animalista, quindi la cosa, esatto, ma no, ma il coyote mi sta anche simpatico, però dico, la salsa è uguale, poi magari qualcosina che cambia, ma devi sempre immaginare, sia quando stai scrivendo ma anche quando stai parlando, immaginare quello lì, quello che ti rompe le scatole, e quindi poi adeguare e spostarti, cercare di in qualche maniera anestetizzarlo, distruggere questo qui che rompe le scatole. Però io dico anche, devo aggiungere anche queste domande e andare anche molto più profondamente e immaginare questa persona, ce l'hai davanti, e che cosa ti direbbe, e quindi ancora di più quella, cercare di svincolare più possibile dalle sue possibili i possibili attacchi. Però vale anche lo stesso, insomma, grosso modo è collegato a quello che hai detto tu. Ma guarda, è proprio così, il concetto è questo. Beh, chiaramente tu metti sempre in luce quali sono i benefici, ora vediamo anche dove andare a mettere il posto migliore, dove andare, il primo posto chiaramente, dove andare a inserire il beneficio. Poi quello che tu dici è andare immediatamente a risolvere quelli che potrebbero essere i dubbi o, come dire, non mi viene il termine giusto. Sì, ma quando, guarda, il discorso è questo qui, se io ho davanti anche beneficio caratteristiche, però io so benissimo che ho visto il rompi, come lo chiami, insomma, le obiezioni. Esatto, le obiezioni, ma il discorso è che tu immagina che se il tuo prodotto, stiamo parlando dell'iPhone, e scopriamo che la gente non sa, si arrabbia sempre, vado a farmi una ricerca ovviamente di mercato e capisco che stanno sempre dicendo, oddio, ma le foto sono buie, porca miseria, che tristezza, eccetera, no? Allora io posso pensare a creare una cosa che dici, dai luce, fai luce con le immagini, scatta di notte e fa il figo con gli amici. O che cosa ho visto? Potenzialmente, non dico che rompiscatole, però uno che si lamentava, brontolava di quella cosa lì, io la metto come, subito come beneficio, e lo faccio già sognare. Potrebbe essere anche visto in quella maniera.
È proprio così. Sai, allora il discorso qual è? Che noi in una giornata media possiamo anche vedere, cioè più che altro vedere, subire, non tanto vedere, perché poi non è che vediamo tutto, però subire quasi 3.000 annunci pubblicitari diversi che possono arrivare su piattaforme diverse. Quindi è chiaro che quando tu costruisci il tuo annuncio pubblicitario, il tuo titolo, la tua headline e così via, deve essere estremamente efficace e forte, perché altrimenti ti confondi, diventi un rumore di fondo insieme a tutti gli altri 3.000 annunci di quella giornata, per cui passi totalmente indifferente. Quindi la cosa importante è inserire sempre il beneficio principale all'interno del titolo. Non creare titoli che siano soltanto belli esteticamente. Faccio l'esempio di un negozio che vende lampadine e così via, e dice: ti aiutiamo, non so, questa è una frase che mi sono annotato, ti aiutiamo a illuminare la tua vita risparmiando alla grande. Molto bella, molto fantasiosa, ti aiutiamo a illuminare la tua vita risparmiando, eccetera eccetera, ma è molto elaborativa, ci devo capire ma di cosa stiamo parlando, perché questa potrebbe essere una frase utilizzata per qualunque cosa, mentre una cosa molto semplice, forse meno creativa, e quindi da qualche parte quello si sente anche più stupido, non il creativo dice no ma io devo fare delle frasi che devono essere, ecco, illumina la tua vita eccetera, ti servono delle belle lampade, vuoi risparmiare? No, devi comprare una lampadina nuova e vuoi risparmiare? Ecco qua la soluzione. Perché? Perché alla fine se una persona, cioè tu chi vuoi intercettare? Vuoi intercettare chi deve comprare chi in questo momento ha necessità di comprare una lampadina. Parlo di una lampadina, potrebbe essere un lampadario, potrebbe essere una lampada, potrebbe essere un lume, potrebbe essere una qualunque cosa di cui c'è una necessità. Parla direttamente della necessità e del vantaggio. Il beneficio qual è in questo caso? Il risparmio. Guarda che se devi comprare delle lampadine, qui risparmi. Vuoi la lampadina che ti risponde con Alexa? La puoi avere qui e risparmi il 50%. Beneficio immediato, capisco di cosa si tratta e vado immediatamente a prendermi questa roba. Questo è il concetto di base. Utilizzare titoli corti o comunque con il numero giusto di parole, perché anche su questa roba qua ci sarebbe tantissimo da parlare, se funzionano meglio i titoli lunghi oppure i titoli corti. Solitamente un titolo di 5-6 parole è sempre l'ideale, perché una persona a colpo d'occhio più di 5-6 parole non riesce a elaborarlo. Esatto, a colpo d'occhio è il numero capre e cavoli, ecco, insomma, esatto, nel senso che ti prende un po' tutto. È chiaro che poi a parità di tante cose un titolo breve funziona meglio perché è letto da più persone, ma non è inutile che ci concentriamo solo su titoli estremamente brevi se poi il concetto non è espresso bene. Quindi a parità di condizioni facciamolo breve, però la cosa importante è metterci sempre qual è il beneficio più importante. A questo punto, caro Giuseppe, ero pronto, vai. Allora a questo punto io lancerei il riepilogo di Giuseppe Franco. Signori e signori, eccoci con il riepilogo. Abbiamo appurato che il nostro difensore del coyote, il nostro amico Massimo Petrucci, che durante questa puntata ha difeso il coyote, non hai seguito la puntata dall'inizio e allora te la devi riascoltare, perché abbiamo parlato di un po' di cose, tra cui benefici e caratteristiche, e la sintesi è questa: fare quell'elenco distruggi parti intime, nel senso dove tu vai a elencare solo e soltanto una caratteristica di questo prodotto, potrebbero essere i giga piuttosto che la telecamera se parliamo di un iPhone, il Bionic, abbiamo detto, questi elementi qua sono sempre comunque delle caratteristiche, a meno che non abbiamo fatto un ragionamento per capire questa cosa è utile per il nostro potenziale cliente, ma attenzione, siamo stati in grado a raccontarla, a renderla semplice affinché capisca effettivamente che Bionic Mix to the Mond sia una cosa che la persona capisca? No, e allora devi cercare di comunicare, di far capire che quella cosa lì è un beneficio. Durante la puntata abbiamo visto anche degli esempi con delle auto, per cui se ti sei perso quel pezzo ti consiglierei di andarlo a rivedere. E quindi sostanzialmente ricordiamoci, stiamo parlando di benefici o di caratteristiche, ricordiamoci che il beneficio in qualche maniera va ad influenzare più la persona, perché va lì a capire che cos'ha di buono per lui. Nella prossima puntata, visto e considerato che vogliamo anche fornire alle persone che ci ascoltano degli strumenti utili da mettere immediatamente in pratica e ottenere risultati, parliamo dei 22 incipit, direi miracolosi, per attirare l'attenzione del tuo potenziale cliente. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao! Hai domande? Lascia un commento.
Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.